Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti qui sul mio canale. Adesso siamo in macchina che stiamo andando a prendere Ale, mio caro amico con cui abbiamo fatto tanti trekking nel corso di questi anni. E sto andando a recuperarlo perché abbiamo in programma un bellissimo trekking di 2 giorni. Un po' particolare però, perché praticamente l'idea è quella di, dato che le condizioni meteo non saranno proprio delle migliori, l'idea alla fine è un po' quella di andare a dormire in un posto vicino alla macchina, in modo tale che se butta proprio male il meteo abbiamo comunque un riparo un po' più solido che la tenda. E quindi andremo in Valle Argentera e andremo su stanotte, e principalmente andremo su per prendere posto e dormire. Domani faremo un bel escursione, un bel giro, non vi spoilerò nulla, e poi invece dopodomani, venerdì, faremo un altro giro e poi nel pomeriggio torneremo ovviamente a casa. E quindi niente, godetevi il video e noi ci vediamo dopo. Eccoci qua, guardate che spettacolo, siamo arrivati in Valle Argentera e adesso, guardate che bello, adesso ci andiamo a cercare un bel posticino per piazzare la tenda, anche qua, guarda che è uno scherzo, qua. No, tanto che qua non c'è il parcheggio, per cui andiamo a cercarci un posticino, però tanta roba. Molto bello. Eccoci qua, siamo arrivati. Adesso usciamo dal veicolo, prendiamo le chiavi prima che sia troppo tardi. Quella! Guardate che spettacolo! Guardate che bello! Guardate che spettacolo, ragazzi! Cioè, che vista! E noi adesso andremo a dormire là, tutto su quella bella erbetta vicino al torrente. E poi guardate anche lì che montagne. Che dici te? Bellissimo. Tanta roba, eh? Freschino, eh? Freschino, sì. Freschino perché boh, ci saranno 24 gradi, 20, anche 20, 20, eh? 20. Una ventina. Sì. Però tanta roba. Adesso ci prepariamo e così poi mangiamo che si è fatta anche una certa. Eccoci qua, adesso abbiamo piazzato la tenda, ci siamo preparati un po' tutto, qua adesso abbiamo iniziato a sistemare un po' le robe per cucinarci da mangiare. Di là c'è qualche nuvola, qualche nuvoletta, però poi di qua si apre ed è bello, quindi dai. Poteva andare peggio, poteva andare anche meglio, ma va bene così, dai. Non ci lamentiamo, là c'è anche il torrente, proprio lì attaccato. Che lusso, c'è anche un po' di profumino di mucche di montagna che non sempre piacere, e là ovviamente la mitica macchinetta che ci ha portato fin qua. Bene ragazzi, adesso sono più o meno le 10 di sera, fuori c'è ormai poca luce e noi ci siamo rintanati qua nella tenda, siamo già nei sacchi a pelo e quindi niente, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buonanotte, ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi, buongiorno, ci siamo appena svegliati e andiamo a vedere un po' fuori com'è la situa. Andiamo un po' a vedere. Opa! Situazione con densa, lieve.
E questa è la situazione questa mattina. Dieci gradi, fresco, decisamente fresco, però bello, bello, bello. Adesso abbiamo ormai praticamente sbaraccato tutto, stiamo sistemando le ultime cose. I borsoni ormai sono già fatti, così carichiamo la roba lì alla macchina e adesso poi prendiamo l'autoveicolo e andiamo a mettere la macchina nel parcheggio quello più in alto e da lì partiamo per il giro di oggi. Siamo finalmente arrivati al parcheggio e adesso siamo pronti, diretti al Colmait. E tra l'altro che ora è? Vediamo un attimo che 8:46, cioè proprio precisi al mattino. Il meteo sembra abbastanza bello comunque, non perfetto, ma direi che non ci si può lamentare, quindi vamos! Ecco qua, siamo arrivati al cartello Laghi Fioniere e Colmait e adesso si sale. Inizia l'avventura, quella bella, quella che ci piace. Esatto. Noi comunque stamattina eravamo proprio dietro tutta questa montagna qua in basso. Ne abbiamo fatta già un bel pezzo di strada. Guardate qua che vi rododendri. E qua il nostro climber. Cosa ci dice in diretta? Molto bello. Eh sì. Vuol dire che merita. Sì. Siamo arrivati al bivacco Giorgio Casalengo, guardate qua che spettacolo. Che vista. Adesso lo guardiamo bene questo bivacchino. È un po' malmesso, eh? Però molto figo. Bello, bello rustico, rurale proprio. Bello. Niente ragazzi, ho finito l'acqua, cioè in realtà ne ho ancora un litro, però dato che fa caldo e si suda, mezzo litro è già andato, per cui grazie adesso alla mia borraccina con gli UVC prendiamo l'acqua da questo bel ruscelletto che è freddissimo, molto molto pulito, e la sterilizziamo per sicurezza, così
così siamo a posto e non rischiamo di beccarci qualche salmonella, qualche roba che non va bene. Bella piena, guardate che pulita. Adesso, scusate, ma ho una mano sola, tappo e via di UVC. Ultimo pezzo di salita al Colmait. Qua un po' di tracci di filo spinato. Qua la pendenza è decisamente importante. Porca vacca. Però guardate che spettacolo. La scritta Colmait, veramente una roba stupenda. Prima eravamo là sotto dove abbiamo fatto acqua. Guardate che spettacolo. Qua ragazzi, ci siamo messi dietro questo sasso per pranzare perché tira un bel vento, lì c'è il lago, e quindi niente, adesso stiamo ancora qui un attimino giusto da riprendere un attimo le forze. Abbiamo anche fatto il bagnetto e tanta roba. Lui ha fatto il bagnetto, io sono arrivato alle mutande e basta, mi sono fermato lì, il sensore dell'acqua stop ha detto basta, quindi niente. Però non è neanche più tanto fredda, cioè no, era veramente bella. Niente, adesso poi ci attende una bella discesa e poi stasera andremo a cercarci un bel posto di nuovo per piazzare la tenda. Esatto. E via. E poi domani faremo, se il meteo ce lo consente, un altro giretto carino qua nella zona. Esatto. Eccoci qua, siamo arrivati alle macchine, alla macchina, perché in realtà siamo venuti su con una macchina sola, per cui siamo arrivati alla macchina. Adesso andiamo a vedere com'è, Comunque qua guardate che buche che ci sono, infatti stamattina a scendere è... Insomma, abbiamo dovuto fare con estrema cautela perché il rischio di toccare sotto lì è abbastanza alto. Anche perché noi adesso abbiamo la Skoda Fabia come macchina, per cui non è chissà che alta. È già abbastanza alta, ma non è ovviamente un fuoristrada. Ed eccola, finalmente, macchinina, siamo arrivati.